organizzare, fai anche questa del controllo di abbinamenti e prodotti aeronautici, forse qualche se al di là della vicenda della Vialetti, che è pesante, che è drammatica e che va affrontata con la massima attenzione e anche con il massimo di solidarietà tra tutti i livelli istituzionali, cosa della quale non ne dubito perché è sempre avvenuto così per fortuna di fronte a tutte le situazioni pesanti. Però se noi mettiamo assieme tutte le questioni che oggi sono aperte su questo territorio e delle quali onestamente riusciamo anche a intravedere degli sbocchi produttivi assolutamente incerti. In alcuni casi ci si sta lavorando e c'è ancora la voglia di crederci, voglio dire, a una possibile soluzione. In altri casi, non faccio riferimento a Vialetti, ma domani sera credo che saremo al Consiglio Comunale aperto di Verbania, sulla vicenda degli accettati, noi sappiamo che la vicenda degli accettati è una vicenda ormai chiusa, voglio dire. Se noi mettiamo assieme tutte queste questioni, noi stiamo numericamente e anche sul piano dei rapporti con l'entità del mondo delle attività industriali che sono presenti all'interno di questo territorio, vivendo una vicenda che è quella che si è vissuta in questo territorio tra gli anni 70 e gli anni 80, con la grave crisi del tessile che ha portato a chiudere tutto, con la crisi Montefibre, con la crisi della siderurgia in Osso, con qualche risposta e potenzialità inferiore, con qualche possibilità inferiore rispetto ad anni fa. Nel senso che, adesso non voglio farla più lunga del necessario, ma quella crisi c'è stato uno sviluppo di altri settori produttivi, a quella crisi c'è stata anche la nascita della provincia con tutto quello che ha voluto dire anche in termini di crescita del terziario pubblico per tutti gli uffici statali collegati. Ma a quella crisi si sono date delle risposte straordinarie. La difficoltà e la vastità del problema è tale che senza interventi straordinari che ripetano l'esperienza in condizioni diverse della GEPI sulla vicenda Montefibre, noi non ne veniamo fuori. Alle 8 del mattino che mi ordinavano di segnalare ai sindacati la chiusura dello stabilimento. Siamo sentiti, è venuto anche Buzzi da me e abbiamo concordato il Consiglio Comunale il 15 alle ore 17:30 davanti alla Vialetti. Ovviamente la situazione è per noi drammatica, ma che comunque capisco e condivido le parole che ha detto Reschiglia prima, ne parlavamo con il Presidente del Consiglio Provinciale, cioè qui abbiamo bisogno di un intervento superiore alle nostre possibilità, addirittura alle nostre regioni. Per cui qui dobbiamo essere tutti d'accordo nell'andare a picchiare i pugni, creare queste condizioni affinché anche il livello centrale organizzi qualche cosa e trovi la soluzione per questo territorio in particolare, per quelle attività che sono proprio sull'orlo. 20 anni fa non c'erano i vincoli europei che ci sono oggi. Cioè tutto considerato, una delle vicepresidente della provincia proprio questa mattina parlando con tavolo con degli imprenditori sollevava questo tipo di problema, esiste questo problema degli aiuti di Stato che è una vera palla al piede per le realtà sviluppate e che avanzano, che hanno un forte grado di obsolescenza come le nostre. Questo fatto qui è una cosa che deve soltanto, se soltanto il governo nazionale può avere la forza in qualche modo di affrontare. Cioè che qui non si tratta neanche del governo nazionale che può prendere le decisioni, ma si tratta di qualcosa al di là addirittura del governo nazionale. Il governo nazionale che deve per il nostro territorio chiedere delle deroghe a un livello quello superiore. L'Europa non è solo un'opportunità, è anche un vincolo e pesante quando si vive una situazione come la nostra. Quindi le risorse che noi portiamo sul territorio, se ne parlava oggi, sono comunque in gran parte vincolate e non utilizzabili. Noi non è vero che poi non riusciamo a raccogliere a livello europeo e quindi attraverso la regione, ma guarda qui, non siamo a raccogliere risorse, non riusciamo a portare più risorse, ma poi queste risorse sono talmente vincolate dalle norme che non sono neanche stabilite dal governo italiano da non poter poi essere utilizzate per affrontare situazioni come questa. E quindi questo discorso qui va sicuramente in qualche modo
va in qualche modo affrontato. Oggi avete l'incontro alle 15.30, quindi in quell'incontro ci sarà Franzi e Marchioni e quindi la provincia, insieme al comune di Omegna, non so altro, chi è che, dicono che noi condanniamo questa presa di posizione, non l'accettiamo, cioè, diciamo la nostra posizione chiara per molti motivi, primo perché non lo consideriamo un marchio di questo territorio, secondo perché non ci sono piaciuti neanche i modi che con una telefonata al sindaco alle 8 del mattino, quando l'incontro è convocato alle 15.30 dello stesso giorno, viene comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha preso questa decisione. Quindi rigettiamo anche le modalità con cui ci hanno comunicato e hanno comunicato soprattutto i sindacati e i lavoratori questa loro decisione. Esprimiamo certamente solidarietà come amministrazione provinciale. Devo aggiungere anche la solidarietà del signor prefetto che si scusa ma non ce la faceva a esserci, però ha già dato la sua disponibilità per il tavolo di crisi quando verrà convocato, e quindi esprimo anche la solidarietà che mi ha detto di trasferire ai dipendenti della ditta Bialetti del signor prefetto. Poi noi chiederemo un urgente incontro con il presidente della regione, prima cerchiamo di capire con le schiene anche quando si insedierà, però si insedia e ci riceve a palazzo della giunta, non è ancora insediato, ci riceverà in altro modo, è diverso, e quindi chiediamo un incontro urgente con il presidente della regione e attraverso lui un incontro col ministro Scajola, perché penso che quello che diceva Reschigna, il discorso di aprire un grande tema dell'avvertenza VCO, ci porta a dialogare a questo punto con i massimi livelli del governo, ministro, e poi ci sarà qualche sottosegretario che dovrà, noi ci auguriamo, seguire questa problematica del VCO, a quale faremo presente i nostri problemi, i nostri intendimenti, e quindi riuscire a far sì che gli intendimenti nostri possano diventare realtà per poter dare almeno delle risposte, e poi magari con altre azioni cercare di arginare una situazione che, diceva bene Reschigna prima, negli anni 70-80 si è arginato con situazioni diverse. C'era anche forse una situazione comunque di media piccola azienda che andava avanti, perché quando è nata Saia negli 80 e grazie anche alle aree industriali di Saia comunque qualche azienda si è insediata. Qui siamo in un problema dove mi sembra che tutto il panorama medio, piccola e grandi aziende siano in grossa difficoltà e stanno facendo tutte scelte che penalizzano soprattutto i grandi gruppi nel nostro territorio, perché è inutile che, cioè noi poi abbiamo la speranza, lavoriamo per, ma mi sembra che i grandi gruppi che hanno più aziende, alla fine le aziende che hanno nel nostro territorio rischiano di essere quelle chiuse o ridimensionate rispetto a un impianto generale, e quindi dobbiamo arginare questo e tentare anche di portare qualche nuovo insediamento. Ci abbiamo tentato con la regione, col comune di Verbania, noi stessi come provincia abbiamo fatto degli incontri, hanno fatto i miei assessori, ci sono ancora delle situazioni aperte, ancora delle situazioni aperte che però sono rimaste tali, cioè non li abbiamo più sentiti, abbiamo dei dubbi che si possono concretizzare, e quindi effettivamente dobbiamo andare su questa strada, perché se no di problemi uguali a questo ne avremo uno ogni giorno, ma alla fine saremo arrivati poi alla fine e non avremo più nessuna situazione. In più c'è tutto il discorso dei terzisti, quindi tutte delle piccole aziende, che l'indotto che noi talvolta magari non conosciamo, almeno parlo per me stesso, tutto, e quindi rischiamo di perdere. Ma tenete conto una cosa, che venendo meno le aziende, venendo meno l'indotto, ci sarà la ricaduta sul commercio, su tutto un settore che manda in crisi il Verbano Lusso, che siamo già molto messi male e peggioreremo sempre più.